In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: «Ecco l'agnello di Dio!» E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e osservando che essi lo seguivano disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e in quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due aveva udito le parole di Giovanni e lo aveva seguito. Era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. L'agnello richiama alla mente l'agnello della Pasqua, quello che ogni famiglia ebrea mangiava nella notte in cui ricordava la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Giovanni in questo modo suggerisce ai suoi discepoli che quel Gesù che sta passando è connesso con la salvezza, con la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù. Tuttavia Gesù non è venuto a liberare Israele dal dominio dei romani, ma l'umanità intera dall'egoismo, dalla paura, dal peccato e dalla morte. Ma questo i discepoli di Giovanni lo capiranno dopo. Per il momento essi iniziano a seguirlo. Gesù domanda loro: «Che cercate?» Domanda molto più profonda di quanto non si pensi a prima vista. Possiamo sentirla come rivolta a noi. Cosa cerchiamo? Qual è il nostro desiderio più profondo? È molto interessante che il Vangelo di Giovanni inizi con una domanda alla quale ne segue un'altra, stavolta dei discepoli. Dove dimori? Domanda che chiede non solo dove uno abita, ma anche chi è veramente. I discepoli si fermarono a casa sua ed erano le 4 del pomeriggio. Quell'incontro, quell'esperienza così concreta ha segnato la loro vita. Potremmo dire che la comunità cristiana nasce quando c'è qualcuno che si pone la domanda su Dio e su Gesù, che si ferma ad ascoltare la sua parola e che infine accetta di lasciarsi cambiare la vita da lui. La fede è un cammino di ricerca, non tanto di qualcosa, quanto di qualcuno. Come dirà il risorto alla Maddalena: «Chi cerchi?» Una ricerca che dura tutta la nostra vita.